È il luogo abitato più alto d'Europa. Si tratta dell'ospizio dei Frati Val d'Aosta, posto a 2473 metri del valico tra Italia e Svizzera, Valle d'Aosta a sud, Entremont a nord. Il 7 gennaio 2018 sono stati raggiunti 5,58 m di neve, come indicato nel libro dell'ospizio, la cui prima pagina risale a circa 200 anni fa. L'ospizio è intitolato a San Nicola di Maira su volontà di chi l'ha fatto costruire, San Bernardo, ricordato come patrono delle Alpi. Oggi sono 10 le persone che si alternano nella struttura. Da qui, tra inverni nevosi e accumuli imponenti, vengono presi appunti su temperature, nevicate, piovosità, siccità e venti. Il tutto viene raccolto nel libro dell'ospizio, dal quale si possono individuare i record e fare raffronti tra le stagioni. Nel 1870 vennero misurati 26 metri di neve. Tra le curiosità di questo luogo, dove la neve è protagonista, c'è una cronaca dell'abate Rodolfo del monastero belga di Saint-Trude. Nel 1129 scrive di una valanga che tra il 3 e il 4 gennaio travolse 10 uomini tra pellegrini e abitanti del luogo. Quella fu la prima sciagura alpina documentata. Essere isolati in questo posto è la normalità, dice uno dei frati che abitano questo luogo. Quelli che un tempo erano viandanti o pellegrini, oggi sono turisti alpinisti e c'è ancora chi raggiunge il colle per pregare. I canonici che vi abitano pregano, lavorano, ospitano e offrono conforto. C'è chi chiama per sapere le condizioni della neve, ma anche chi chiama solo per richieste di preghiera o per trascorrere un periodo di tempo in un posto ricco di storia dove si può trovare la pace circondati da una meravigliosa natura innevata e desolata.